ringrazio il sindaco, il presidente della provincia e tutte le responsabili del centro per l'impiego e tutte le autorità presenti. Dicevo, abbiamo scelto il centro per l'impiego di Avellino per una sorta di battesimo dell'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro, che non nasce oggi ma che è diventata operativa nel corso dei mesi passati. È una delle decisioni prese dal governo Renzi nell'ambito del Jobs Act ed è un pilastro fondamentale della nostra politica per il lavoro. Lo dice la parola stessa, Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, che dovrebbero essere delle politiche consolidate, mature, omogenee sul territorio nazionale, ma che sappiamo bene sono sempre stati in questi decenni un po' un punto debole della nostra politica per il lavoro. Partiamo quindi da un contesto nel quale in Italia l'idea di avere delle politiche attive per il lavoro, cioè che non lasciano soli coloro che cercano lavoro o che improvvisamente restano senza lavoro, ma li accompagna, innanzitutto cercando di capire quali sono le loro professionalità, le loro capacità, e cercando di incrociare queste capacità, queste professionalità con la domanda di lavoro che c'è sul territorio e contemporaneamente avendo degli strumenti economici per, diciamo così, accompagnare questo percorso nei mesi o nel periodo in cui questa ricollocazione deve avere l'obiettivo delle politiche attive del lavoro è far sì che chi cerca o chi si trova senza lavoro venga curato dalle istituzioni, dalle istituzioni territoriali e a livello nazionale e statale dall'attività dell'agenzia che oggi in qualche modo, ripeto, battezziamo perché è finalmente operativa. La sua operatività è, la testimoniava prima il Presidente del Conte facendo vedere un esemplare di queste 30.000 lettere, più o meno il 10% delle lettere che poi verranno inviate a disoccupati che ricevono attualmente il NASPI, dopo 4 mesi ricevono queste lettere che sono in qualche modo un incentivo alla ricollocazione, una specie di assegno che servirà poi alle imprese che daranno un contratto di lavoro alla persona che riceverà questa lettera e questo assegno. Quindi non si sostituisce alle forme di sostegno al reddito, ma è una specie di incentivo per il futuro. Tu hai un sostegno al reddito, ma ti diamo un incentivo che servirà all'impresa che ti darà un contratto di lavoro ad avere, a seconda delle qualifiche della persona, una facilitazione piuttosto consistente o meno consistente a seconda dei casi.